Ti chiedo, ad evitare di interpretare, già l'abbiamo fatto molto e non sempre a proposito, ce lo dici tu in due parole cosa ti ha detto esattamente Casini quando vi siete incontrati a Roma? Precisamente Casini, che eravamo, poi è stato presente anche l'onorevole Tassone, voi l'avete interpretato con un detto nella cavo pecora, no? Di fatto il segretario nazionale dice: guarda, c'è un accordo nella regione Calabria, io non dico che l'interlocuzione con il partito delle Reggio Calabria si debba basare esclusivamente su una separazione del partito regionale, ma il problema è di carattere squisitamente anche politico. Quindi una cavo pecora. E siccome su alcune, quando si traccia una via, non ci possono essere poi scorciatori o altre cose. La via è quella tracciata. Dopodiché noi siamo qua a interpretare quella linea. Se Casini ritiene che su quella linea non ci dobbiamo impegnare, che ce lo comunichi per iscritto, ma no a noi, a questo punto a Paese, in Italia. Dopodiché ognuno sa cosa fare. Mi sembra che c'è più. Vedi, anche perché questo lo voglio dire a voi, al momento nessuno mi ha potuto dire o ci ha potuto dire che noi siamo al di fuori di una linea nazionale del partito, e noi ce lo possono contestare. Questa è la posizione di voi. Io penso che un paio di giorni, non aspetteremo sicuramente settimane, anche perché avremo l'accortezza di metterci subito in comunicazione con il livello nazionale ed esplicitare questo nostro orientamento, questo documento che abbiamo fatto. In questi giorni si è molto discusso di quelli che potrebbero essere i soggetti politici all'interno di un eventuale terzo polo. Mi chiedevo, voi siete disposti in una chiave terzopolista ad andare e allearvi con chiunque? Assolutamente no, l'abbiamo detto e lo ribadisco stasera. Noi escludiamo un'alleanza con la PDL e con il PD, perché questa sono state le indicazioni di Casin e a questo noi ci atteniamo. Avete già ipotizzato le candidature al comune e alla provincia? Ancora no, non le abbiamo ipotizzate, ma sicuramente saranno prese in esame, in discussione, anche nomi che in questi giorni sono stati messi sulla stampa. Ma siccome riteniamo che la pari dignità non è qualcosa che si possa praticare nella società attuale, aspettiamo insieme alle altre forze politiche e insieme a altri movimenti di determinarci in merito con una volontà comune di indicazione, non solo sui candidati ma anche e soprattutto sulla definizione di un programma che ci vede attore e protagonista poi del trasformare in qualche modo perché riusciamo a fare questa provincia. Di Paolo Gatto che ne facciamo? Paolo Gatto è qua in sala, eccola la me. A parte il fatto, questo lo voglio dire perché è una persona con cui abbiamo avuto rapporti personali specifici. Penso che Paolo Gatto ha una capacità di interpretare la politica in modo tale che poi possa essere proiettato e valorizzato in quel che poi gli è più congeniale come persona prima, come forza politica poi. In un contesto di un panorama che ci vede insieme sicuramente il protagonista di questo progetto. Seguo la linea del mio presidente. Lo so. Posso dire che una cosa? Posso? Come va? Tu domande rapidissime con un preambolo ancora più celere. Perché io voglio inventarci, perché riconoscerà che c'è una situazione un po' curiosa, perché se non ho capito male, state chiedendo una deroga per dare vita alla linea dell'UDC. Cioè di solito le deroghe uno chiede perché dice io voglio fare un'altra cosa, quindi chiedo il permesso. Non è così banale la cosa che voglio chiedere. La domanda è questa.
siete fatta, del perché non vi fanno realizzare la linea attorno alla quale tutto quanto l'UDC nazionale è fortemente schierato e determinato. Ci sarà un motivo? Vi sarete fatta un'opinione? No. La seconda è ancora più rapida. Sei cattivello però, Faccio il mio lavoro come gli altri. Sono stati più cattivi. Non è vero. La seconda cosa che volevo chiedere è questa. Sarete comunque, al di là di come andranno le cose, avrete una lista e avrete un'aggregazione alle elezioni? Che ci può dire ufficialmente questa sera se quelli che siete qui, quelli che alla fine resterete qui, non lo so, se alcuni se ne andranno, vi presenterete comunque e sarete alle elezioni al comune e alla provincia o no? Lo ripetiamo, però è bene non capisco se è immediatamente. No, strada e superstrada. Lo diciamo una volta chiaro, vado. Io ritengo che alcune posizioni dell'UDC calabrese poi possono determinare questa loro posizione, anche perché io ho dichiarato di essere in minoranza in questa regione, quindi ho tranquillizzato già io il presidente Scopelliti che è l'UDC ufficiale, non metto in discussione un accordo elettorale, no? Poi non vi spiego perché non mi autorizzano a far sì che una piccola e sparuta minoranza dell'UDC non possa fare qualcosa di diverso. Ma questa è una domanda che io ho posso alla riga per non dover rispondere più vicino a tempo, perché è facile dire, abbiamo l'alleanza di Scopelliti che stiamo facendo bene. Io su questo ho fatto le mie considerazioni. Se siamo presenti, saremo presenti con delle liste, ci dica a priori sì, sia al comune che alla provincia. E noi stiamo vedendo che queste liste siano sotto l'insegna dell'UDC, sotto il simbolo dell'UDC. Se l'UDC ci dirà non è possibile, e non è possibile nemmeno il simbolo del nuovo Popolo per l'Italia, per quanto mi riguarda lo ribadisco, in ogni caso è sì. Ora hai capito prezzo perfettamente. Sulla prima domanda per la verità non ho capito molto. Ci sono altre domande? Riccardo, prego. Ancora bisogna chiedere quella. Spegnere il microfono. Consigliere, in contemporanea praticamente c'è una riunione di coordinamento, una riunione di benvenuto al commissario. Forse lei c'è stato di sfuggita prima di venire qua. Ma il confronto con il commissario c'è stato, lui ha chiarito le ragioni ufficialmente per le quali è stato nominato. Riccardo, non ho avuto il tempo di ascoltare il commissario su questo argomento. Io ho comunicato che facevo questa manifestazione, ho comunicato al commissario che facevo questa richiesta ufficialmente, facevamo questa richiesta ufficialmente all'UDC, ho comunicato che la nostra posizione è quella, però ti direi una bugia, cioè non voglio dire bugie sulle motivazioni che l'onorevole Nano sicuramente avrebbe tagliato. Poi quando ci sarà comunicata la posizione all'onorevole Nano, ma non ho avuto il tempo materiale per potermi fermare, se non per dare un doveroso e sentito saluto all'onorevole Nano anche di buon lavoro, e sicuramente avrà la capacità di trovare le motivazioni di quel che possono unire le due anime del giudice, perché non ritengo obiettivamente, conoscendolo, che sia stato nominato con un mandato ben preciso. Ritengo che abbia questa la capacità di ascoltare e soprattutto poi dare nelle dovute considerazioni rispetto a una stagione tra virgolette d'ascolto che gli è dovuta ed è necessaria anche per poter orientarsi e capire come su quale possono essere le soluzioni per queste nostre posizioni che ci sono. Ripeto,
con la posizione sul valore e sull'interpretazione della politica su altro. Se avessimo fatto una votazione su altro, sicuramente non saremmo qua stasera a dialogare a nessuno. Chiedo scusa, scusami Pasquale, non vorrei essere inserito nell'elenco il secondo posto dopo il mio amico Marano, però non ti sembra strano che di fronte ad una tua posizione l'UDC mandi in Calabria un commissario? A me non sembra molto lineare questa decisione. Io te l'ho detto, ti chiedo scusa, l'ho detto prima tra le linee. Io non contesto le decisioni perché alcune decisioni molte volte si subiscono, no? Mi rendo conto che faccio politica anch'io, che la direzione nazionale ha voluto dare un certo segnale. Non raccogliamo quel segnale, ma raccogliamo la sfida della politica. Poi il commissario deve spiegare a Casino, non sicuramente a noi, qual è la linea che lui interpreta, è quella di Casino e quella regionale. Siccome in politica le regole sono regole, non le ho scritte io ma sono codificate, fa testo la linea nazionale del partito, bisogna essere coerente a quella linea, e se quella è, noi siamo qua per interpretarla. Se poi prevale una linea regionale rispetto a quella nazionale, siamo qua a fare le considerazioni dovute, peraltro su una posizione in cui noi riteniamo di essere antesignani di una volontà espressa dalla base di questo partito e dei coloro i quali nell'istituzione non lo rappresentano. Io vorrei rifarmi a un precedente documento dell'Unione di Centro di Reggio e Provincia, no? In cui si faceva riferimento a una vero presunta penalizzazione, no? Del Reggino. Poiché in questi giorni si è molto parlato, specialmente da parte di fonti anche interne, magari di altri territori provinciali e da parte dei media, di presunte penalizzazioni in termini di visibilità, incarichi, come le chiamate tu poc'anzi polemicamente, poltrone, allora il riferimento è: ma è stata penalizzata Reggio e la sua provincia o è stata, secondo voi, penalizzata l'UDC Regina? Perché le due prospettive sono profondamente diverse, mi sembra. Ma se poi avete ascoltato, chiariamo anche questo punto, perché è bene che anche i nostri amici sappiano quali sono realmente le cose. Noi non contestiamo a Scopellini di non aver dato visibilità all'UDC. Noi stiamo prendendo atto che poi i fatti sono fatti, le parole rimangono parole, ma i fatti sono fatti. E se per un attimo le analizziamo insieme, Cosenza vi è la presenza di un deputato, di un assessore regionale, di un deputato, un futuro deputato europeo e di un responsabile regionale del partito. Catanzaro, del presidente del Consiglio, di un deputato, Crotone di un capogruppo e di un presidente di commissione, di un assessore regionale, più un senatore che c'è a Crotone, che è la senatrice Dorina Bianco, che è saluta. Questi sono i fatti a oggi che stiamo parlando. Dopodiché ci ritroviamo a oggi che stiamo parlando un candidato a sindaco a Cosenza e un candidato a sindaco a Crotone. Questo è un altro fatto, non sono considerazioni che posso fare io o chiunque di noi, questi sono i fatti con cui noi abbiamo a che fare. Ora non le faccio io le considerazioni su questo, Fede, anche voi, voglio dire, se la visibilità dell'UDC Regina è stata penalizzata o meno. Se poi ci riferiamo alle percentuali che abbiamo preso come partito in questa provincia, siamo la seconda provincia nella regione, che poi, a parte le percentuali, andiamo a vedere i voti che abbiamo preso. E io voglio fare un'altra considerazione, questa la faccio un poco, se mi permettete, per civetteria. Vedete, quando noi abbiamo votato la prima volta l'UDC, noi non eravamo nemmeno iscritti all'UDC, era il 2008.
e abbiamo votato UDC quando nell'UDC non era rimasto del rappresentante istituzionale nessuno. Abbiamo votato successivamente UDC e l'abbiamo fatto convintamente alle europee, e il mio amico e il mio responsabile regionale del partito, l'onorevole Crematerna, gli abbiamo tributato 8.500 preferenze in questa provincia. Abbiamo votato convintamente alle regionali, ottenendo un risultato che secondo me è apprezzabile. Quindi noi con un po' di cittadinanza siamo non a debito, a credito. E questi sono fatti. Penso di essere stato chiaro. Ma gli avevo soddisfatto? Sì. Se non ci sono altre domande, allora invitiamo tutti gli amministratori fatti in sala, l'assessore Benedetto e gli altri, a firmare questo documento insieme a noi.